Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Alcune delegazioni sono state ricevute in settimana da Ufficio di Presidenza, consiglieri e assessori regionali durante le pause dei lavori del Consiglio. Al centro dell'attenzione la difesa dell'ospedale di Ceva e di servizi e posti di lavoro, come nel caso dell'ARES, l'Agenzia Regionale Servizi Sanitari, che rischia la chiusura, dei dipendenti del numero verde regionale 800-333-444 e dei lavoratori della Regione che hanno chiesto un tavolo di concertazione nell'ambito della razionalizzazione delle spese. Proprio di Spending Review si è parlato in aula, dove l'assessore Quaglia ha presentato il provvedimento licenziato dalla Commissione Bilancio che analizza gli incentivi e i contributi, il personale, le nomine e le società partecipate, gli enti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, il patrimonio regionale e le sedi periferiche. Michele Formagnana, Gruppo Misto. E ho presentato ed è stato sottoscritto da molti colleghi della maggioranza un emendamento che prevede la predisposizione di un piano industriale tale da consentire una metodologia che dia comunque un metodo e comunque non sia arbitraria nelle scelte, che sono molto delicate proprio perché toccano i lavoratori, che sono tanti e molto validi in questa regione. Andrea Buquicchio, Italia dei Valori. Questa proposta di deliberazione, così com'è, non può e non deve passare. Non si può risolvere in questo modo un taglio della spesa con un taglio delle teste del personale. Quella è la sfida: tagliare ma salvaguardare il più possibile il livello occupazionale. La sesta Commissione Cultura e Innovazione ha dato parere favorevole e la Giunta ha adottato il regolamento per i servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti. Sono ammessi i contributi per fornire internet libero e senza autenticazione solo i soggetti che hanno sede nei comuni sotto 5.000 abitanti, aree maggiormente soggette a divario digitale. Dopo Milano, Roma e Cagliari, approda Palazzo Lascaris fino al 12 dicembre la mostra 1,618 il numero d'oro, frutto della collaborazione tra Ugo Nespoli, uno dei più celebri ed eclettici artisti italiani contemporanei, e la UTET, casa editrice più antica d'Italia. La mostra ha per protagoniste 20 opere dell'omonimo libro d'artista dedicato da Nespolo alla simbolica cifra, a cui fin dall'antichità vengono attribuiti i segreti della bellezza e dell'armonia. I personaggi del presepe è il titolo della mostra allestita fino al 18 gennaio alla Biblioteca della Regione di via Confienza 14 a Torino. L'esposizione, con la collaborazione del collezionista Don Alberto Chiadò, propone presepi provenienti da tutto il mondo. Nell'ambito della rassegna, tutti i mercoledì fino al 19 dicembre, si terranno conferenze sul Natale e le sue tradizioni. Ed è tutto per questo appuntamento. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.